Forse no. Non le sappiamo cogliere tutte le allusioni che rimandano alla storia e alla civiltà del Messico presenti in queste opere. Il Messico è infatti il paese in cui l'artista, Julio Rodriguez, vive e lavora. E certo è che, se sceglie di intitolare una serie Pacchi in Patria, ci sarà pure una ragione. Di sicuro, anche se sembra blasfemo, soprattutto se detto da una persona che allo studio dell'arte ha dedicato parte della sua vita, non sempre dobbiamo conoscere tutti i minimi dettagli che stanno dietro un'opera d'arte per poterla amare. Fortunatamente, infatti, i livelli di lettura si accumulano e si arricchiscono a vicenda. Può così capitare che ci possiamo appassionare a un patrimonio artistico totalmente differente dal nostro, come quello arabo o quello degli aborigeni australiani, pur non conoscendone i presupposti concettuali. Non è comunque questo il caso delle opere di Julio Rodriguez. Questi colorati quadretti parlano una lingua universale, quella dei fumetti e della street art. Così come universali sono le sensazioni che veicolano. Colpisce soprattutto lo stridere che si viene a creare tra i colori gioiosi e le lacrime, simbolo universale di dolore, presenti sui volti di questi personaggi. E colpisce inoltre il fatto che la scelta dell'artista di adottare un linguaggio figurativo, apparentemente semplice e infantile, non gli impedisca di arricchirlo con simbologie colte e significati complessi, che poi siano ancora tutti da decifrare, tanto di guadagnato per noi. È meglio perderci del tempo per capirla, l'arte,